I 60 Rom arrivati ieri in una struttura del quartiere Torre Maura a Roma saranno ricollocati. Lo ha deciso a tarda notte il Campidoglio dopo che ieri contro la presenza dei nomadi è esplosa la protesta di numerosi abitanti del quartiere con cori, barricate e auto in fiamme. Francesco Rositano. Urla e cassonetti bruciati, gente in presidio, noi non ce ne andiamo, si devono stancare loro e se ne devono andare. A Torre Maura, alla periferia est di Roma, i cittadini protestano per l'arrivo delle prime famiglie di etnia Rom, una settantina in tutto dal centro di accoglienza della vicina Torre Angela. A questo, di via dei Codi Rossoni a Torre Maura, vincitore di un bando europeo e fino a poco tempo fa sede di un centro SPRAR per richiedenti asilo. A presidiare la situazione le forze dell'ordine, alla mobilitazione dei cittadini presenti anche alcuni esponenti di Casa Pound. Non sono mancati momenti di tensione. Ad un certo punto alcuni residenti si sono scagliati rovesciandoli a terra contro un addetto che stava consegnando dei panini ai Rom da poco arrivati nella struttura. Gli portate pure da mangiare, avrebbero urlato i residenti, parlando di decisione calata dall'alto e chiedendo che i nuovi ospiti siano trasferiti altrove.